e non me gli avrei prestato la casa. Cioè, insomma, per me era il più grande scrittore. Il libro che amo di più di tutti, il suo, è L'anno della morte di Riccardo Reis. Quindi, se, non so se non l'avete letto. Tutto Saramago, perfetto. E Saramago e i sudamericani, per me poi subito dopo furono, diciamo, dopo i siciliani, i sudamericani, gli altri il grande incontro dei miei 20 anni, proprio quando, perché continuo a pensare che con i libri sia come quando incontri con le persone, cioè un libro effettivamente ti può cambiare la vita, come incontrare certe persone. Mi fido molto del caso. Non vi ho detto una cosa, che da bambino, noi abitavamo a Trastevere, in questo appunto quartiere popolare di Roma, allora popolare, poi dopo hanno sfrattato tutti, perché noi eravamo in un affitto equo canone, questa è una storia triste, tutta la scala è stata sfrattata 5 anni fa, perché non è più un quartiere popolare, perché non esiste più l'affitto equo canone, perché la società padrona degli appartamenti ha convocato tutti gli inquilini, e nonostante fossero inquilini da 50 anni, gli ha triplicato l'affitto. Mio padre fu a 80 anni, che era rimasto vedovo da solo, lo chiamano e gli dicono: lei non si può più permettere di abitare a Trastevere, perché in 50 anni il quartiere è cambiato. Questa è di una violenza spropositata. Neanche gli hanno detto: lei come fa? Gli hanno detto: non se lo può più permettere. Cioè, ma quant'è l'affitto? No, non, già pagava 1000 euro, sarebbe stato da 2000 euro in su. Insomma, un uomo a 80 anni è stato sfrattato, e questa è, anche questa è finita in un libro che ho scritto, ma perché trovo che una storia che la perdita della casa, per me è stata la perdita della casa dell'infanzia. E con questo vorrei un po' chiudere tutti questi discorsi anche. Perché scrivere in qualche modo è come cercare di ritornare alla casa della propria infanzia. Io ho immaginato questa scena, un personaggio donna che perde la casa della sua infanzia e che sta per chiudere per l'ultima volta la casa vuota della sua infanzia. In questa casa non c'è più mobile perché è vuota, appunto, è successo anche a me, nel senso abbiamo dovuto portare via tutti i mobili. E lei improvvisamente tira fuori, questa è stata un'immagine che mi è venuta in mente, perché a volte quando inizi a scrivere parti proprio da quasi una scena, ti immagini una scena. E lei tira fuori, io ho pensato questa cosa, tira fuori un blocchetto di, sapete, quei fogli gialli adesivi, i post-it. Lei prende questo blocchetto e inizia a scrivere il nome delle cose che erano dentro la sua casa. Quindi inizia a scrivere telefono, perché una volta i telefoni erano appesi, e attacca questo post-it dove c'era il telefono, poi credenza, poi sedia dove si sedeva mia nonna Lupe, oppure banchetto del ciabattino dove stava uno zio che visse tutta la sua vita in una cucina, e inizia a ripopolare la casa con questi foglietti. E la scrittura in qualche modo fa questo, attraverso appunto le parole, e in qualche modo ripopoliamo la mancanza, cioè riarrediamo le cose che abbiamo, cioè le case che abbiamo perduto. E questo mi è capitato di parlarne in Brasile, curiosamente, proprio perché vi dicevo, dopo Saramago ebbi questa passione per gli scrittori sudamericani, e ricordo ancora proprio il giorno che mi iscrissi a un esame in letteratura brasiliana all'università, e tra i testi d'esame c'era Jorge Amado e Donna Flor e i suoi due mariti. Io andai in una libreria, ricordo ancora proprio il libraio che mi tira giù questo, era un libro Garzanti, anche lì la memoria del tatto, un libro Garzanti giallo con quella copertina, e mi consegnò questo libro. Per me mi si aprì un universo parallelo, perché capivo tutto quello che Amado scriveva, perché era in qualche modo esperienze anche molto simili, o comunque
Un mese fa è morta in Brasile Miriam Fraga. Miriam Fraga era una poetessa, anche questa credo poco tradotta in Italia, forse non tradotta, però bravissima. E incredibilmente, tanti anni dopo la scoperta di Amado, il suo mondo, qualche anno fa ricevo un invito da parte dell'Università di Salvador de Bahia di andare a fare una conferenza, a tenere una conferenza lì, a Rio e a Salvador. A Salvador mi invita alla Fondazione Amado. Per me era la Fondazione Amado, è al centro di Salvador de Bahia, questa città al centro del Brasile, dove tutto si è mischiato, dove il meticciato è, dove una donna bionda può partorire un figlio di pelle, il figlio può essere, avere la pelle nera perché il nonno era così, è tutto mischiato. E sono andato lì a tenere, insomma, un incontro. Mi ha invitato, insomma, mi ha ricevuto questa Miriam Fraga, che era la direttrice della Fondazione Amado. E per me è incredibile. Poi era una fondazione piena di, con un archivio fotografico enorme, e mi chiedono, la prima cosa mi chiedono: che cosa vuoi vedere? E io gli dico: qualsiasi, una foto, di come un desiderio, cioè, sapete come i bambini, Prima gli chiedo il frontespizio, di vedere il frontespizio di Donna Flor, e ho visto il frontespizio con cui lui aveva aggiunto a mano proprio la citazione, quindi sembrava appena licenziato. Poi in questo archivio fotografico mi dicono: chiedi tu, cosa vuoi vedere? Una foto. Faccio Ungaretti, perché sapevo che Ungaretti era stato in Brasile, Ungaretti c'ha tutta una storia, e incredibile, aprono gli archivi, i bibliotecari brasiliani con i guanti e tirano fuori una foto di Ungaretti, commovente per me, di Ungaretti a casa di Amado, una festa, e poi tirano fuori altre foto, mi fanno vedere, ce n'era una bellissima. Amado, sapete, era sposato con una italiana che si chiamava Zelia Gattai, scrittrice anarchica friulana emigrata in Brasile, quindi sempre il tema della migrazione, Zelia, e lei amava moltissimo suo marito, e c'è una foto bellissima in cui si vede Jorge Amado nudo alla macchina da scrivere, seduto, fotografato di nascosto da una libreria dalla moglie. È una foto di una tenerezza sconfinata, ma non mi ricordo perché sono arrivato qui, ma ci sono arrivato. Vabbè, la digressione è la letteratura, però Lawrence Stern diceva sempre le avventure di Tristram Shandy, all'inizio c'è una trottola di legno che è tutta sbilenca, che va sempre storta, e la tira non va sempre così, e lui dice praticamente la letteratura, il romanzo è questa cosa qui, l'arte della digressione, inizia un discorso e poi bisogna vedere come ritorni, però se ci ritorni vedi sempre come camminare sul filo. Mi sono ricordato nel frattempo, prendo tempo, che in Brasile mi ha invitato anche un pittore, cioè vieni nel mio studio, vado nel suo studio, e questo pittore dipingeva lo stesso quadro centinaia di volte, curiosissimo, un pazzo, cioè una casa, centinaia di imprese in tutti i modi, davanti, distorto, da sotto, dal sentiero, insomma era sempre però la stessa, una specie di masserizia brasiliana, insomma. E dice: vedi, cioè questa è la casa della mia infanzia, e lui non faceva altro che ridipingere sempre. Fatto, io l'avevo appena perduta, quindi era molto fresco anche come dolore. E lui dice, qua mi ha ricordato i vecchi della mia infanzia, un altro aforisma in portoghese, mi dice: vedi, la casa da infanzia è un santuario, poi dice, la casa da infanzia è smantellata, che bellissimo in portoghese, smantellata, perduta, insomma, è un santuario profanato. Ed è proprio così, e io lo sentivo, quindi mai come con loro mi sono sentito proprio compreso, nonostante le migliaia di chilometri, lingue diverse, esperienze diverse, e questo che il romanzo è un fenomeno sovranazionale, il romanzo più della poesia,
perché il romanzo è più facilmente traducibile. E il romanzo non ha confini. Uno scrittore non è apolide, in qualche modo è apolide, nel senso non appartiene, non, la sua carta d'identità, la nostra carta d'identità come lettori anche, è fatta dei libri che abbiamo letto. Sostanzialmente ci dovrebbero essere il nome di personaggi che abbiamo amato, non, quasi non il nostro. E in questo io mi sento in qualche modo... Dico sempre scrittore, faccio fatica a dirlo, però diciamo non uno scrittore italiano, ma in qualche modo tunisino o albanese o in qualche modo anche sudamericano, proprio perché penso che il romanzo parli degli universali, cioè della condizione umana, che è uguale, secondo me è più o meno uguale in tutti i tempi e in tutti i posti.